Allora, Midway tra la vita e la morte, il pubblico, uscita sala, sala romana, ecco. Finalmente, siete in ritardo di esattamente 22 minuti e 18 secondi. È interessante, un film di genere, e i film di genere in Italia c'è bisogno di farli perché insomma era una tradizione italiana ed è giusto che si continuino a fare, se ne facciano ancora. È un bel film, insomma, soprattutto considerando l'horror in Italia abbastanza bistrattato, è venuto un bel film, è venuto molto bene. Grandi incroci di genere e soprattutto un modo di fare cinema indipendente che vorremmo vedere di più. Per un film a basso costo è veramente, veramente bello. Siamo rimasti con un po' di suspense perché quanto pare sia un'anteprima di un episodio, una serie di episodi. Mai lasciare organizzare Mattia. Professoressa Attili, sentiva il professor Peressinotto prima, cinema, emozione, evasione, riflessione, dica la sua. Ma io penso che il cinema debba offrire tutte e tre queste cose, ma a differenza del sociologo che mi ha preceduto, io penso che un cinema che produce emozioni e attraverso le emozioni riesce a produrre riflessioni, quindi il film di cui si parlava prima, così centrato su un evento drammatico come può essere un aborto, è un film che produce fortissime emozioni, un fortissimo coinvolgimento, ma che innesca dei processi di riflessione che vanno ben al di là del caso singolo e che prendono in considerazione una tematica che è stata affrontata negli ultimi tempi da più punti di vista. Quindi io la mia impressione è che quando un cinema punta all'emozione soddisfa tutti gli altri parametri che sono molto importanti. Siamo giunti a Nella casa.